Buongiorno a tutti e benvenuti a questo 7 Day con il professor Carlo Pelanda. Le chiedo subito le sue riflessioni sui mercati finanziari. Le borse sono entrate in periodo orso? Sì, sono già entrate da tempo in periodo orso, più diciamo quelle americane per motivi noti. E quelle europee cercano di vanno giù, poi tentano un rimbalzo perché ancora non hanno ben inquadrato, c'è ancora una speranza di una buona sorpresa. Però diciamo fondamentalmente siamo globalmente a metà di un ciclo orso e che dovrebbe esaurirsi un po' prima dell'autunno, è difficile dire esattamente il quando. Ecco. Perché ci sono dei segnali di rilassamento del conflitto, eccetera, poi magari ne parliamo. Però diciamo, per me questa è una fase positiva perché abbiamo una correzione dall'eccesso della bolla che è stata creata negli ultimi 10 anni. E quando diciamo, finisce questo periodo orso, quando si rallenta, non ci sarà uno spazio di crescita veramente notevole. E quindi questo ha delle conseguenze sulla strategia degli attori finanziari, quella macro, che se a piacere ne parliamo. A livello di stagflazione che impatto sta avendo? A che punto siamo? Ma diciamo, c'è una tendenza lenta di riduzione dell'inflazione combinata con un rallentamento economico. Quindi, però non c'è uno scenario prolungato di stagflazione perdurante, nel senso che sembrano veramente fenomeni temporanei, con l'eccezione di alcune aree economiche, per esempio l'Italia, dove la crescita sarà bassa. Ma questo è il motivo per cui poi gli attori finanziari non vogliono mollare una speranza nelle borse perché effettivamente è il meccanismo migliore per combattere diciamo, la stagflazione. Ecco, quindi siamo in piena fase di riequilibrio che almeno io con il gruppo di ricerca ho individuato in un arco temporale di un biennio, cioè tra il giugno 2022 e il giugno 2024, quindi avremo una situazione un po' altalenante, però che dovrebbe andare sempre verso il meglio. C'è un ritorno alla normalità, in qualche modo. E questo significa, in termini macro, senza influenzare direttamente le scelte o prendere posizioni, comunque una maggiore selettività negli investimenti, sia di borsa, sia in titoli, sia in asset privati, per chi lo fa. E questo della selettività, in qualche modo, è un cambiamento di situazione per molti investitori che erano abituati a lavorare appunto sulle pompe di liquidità che in qualche modo perdonavano gli errori. Ecco, quindi se devo dare un avvertimento, penso che sia un po' lo scopo, no, di questi nostri dialoghi, in prospettiva diciamo, gli investitori dovranno essere più selettivi, più attenti, più capaci di gestire le informazioni, eccetera. Sicuramente informazioni molto utili e anche rassicuranti per i consulenti finanziari indipendenti. Poi dell'Italia ne parliamo anche meglio a fine del video di oggi. Riguardo la guerra cinetica tra Russia e Ucraina, che sviluppi ci sono stati? Ma sono in corso e adesso quest'estate sia gli ucraini sia i russi cercheranno di prendere le migliori possibili posizioni sul campo, sul terreno, per poi trovarsi in una posizione forte quando cominciano i negoziati. Comunque appunto diventa sempre meno probabile un'escalation bellica. Cioè, questo non escludo, ad esempio, che i russi riescono a sfondare il fronte e occupare più della zona costiera. Però diventa sempre meno probabile perché non ne hanno la forza, penso che a questo punto non abbiano neanche
l'interesse politico a farlo, ma più interesse a, ad arrivare ad un punto in cui possono dichiarare per l'interno, per l'opinione pubblica russa, una condizione di vittoria, e da lì si comincia a negoziare. Motivo per il quale ci eravamo lasciati che le truppe si stanno concentrando più sulla parte est del paese. E ancora sembra che sia ancora così. Sembra che sia ancora così, anche se ho sempre notato che comunque i russi, limitando i loro obiettivi, hanno comunque una superiorità, cioè loro stanno limitando il perimetro di azione dove possono raggiungere la superiorità strategica, che è una piccola zona dell'Ucraina, e questo fa intendere che appunto cercano, fa già vedere che tipo di obiettivi hanno, e per fermarsi e dire buono, adesso possiamo trattare. Però appunto queste sono stime che sono ancora, hanno certe probabilità, ma hanno bisogno ancora di conferme. Comunque, diciamo, io che lavoro sulle probabilità dico, d'altronde qua è verso la fine, la guerra cinetica. Arrivando alla guerra economica, visto che ha parlato di sanzioni, come si sta muovendo? Quello è un altro tipo di guerra, e cioè, con rispetto per tutte le emozioni possibili, è anche più importante, cioè quella più strutturale, quello che può cambiare il mercato globale, no? E la Russia ha messo subito in chiaro che su qualsiasi tavolo negoziale inserirà la rimozione delle sanzioni economiche. E questo è ovvio in qualche modo, no? E questo con un grande problema, perché le sanzioni economiche emanate dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea hanno quasi un carattere punitivo, hanno, come dire, una forza che dura nel tempo, perché c'è sempre stata questa ambiguità, sanzioni dissuasive, no, troppo tardi le hanno fatte, quindi hanno un po' lo scopo di indebolire la Russia. Nel momento in cui si tratta e comincia la decostruzione delle sanzioni, e questo pone alcuni problemi politici. Sembra che sia una sorta di scambio al quale la Russia deve... Esatto, infatti, allora, la decostruzione delle sanzioni è una dottrina ancora con molti buchi, molto incerta nel campo, cioè nel settore di chi studia queste cose, e ci vorranno alcune evoluzioni se non innovazioni. Quella che io immagino, avendone da poco parlato nel consiglio scientifico di GeoTrade, che è una rivista che si occupa di sanzioni in italiano, penso che sia l'unica, poiché le due parti hanno tutto interesse a uno scambio, per esempio la Russia, per non andare in default del debito, ha bisogno che ci sia, almeno di recuperare una parte dei denari sequestrati alla banca centrale russa, no? Ecco, bene, allora poniamo, questo si può fare, no? Ti do il 10% di quello che ti ho sequestrato. E la Russia in cambio cosa dà? Potrebbe essere lo sblocco del porto ucraino, così anche l'Ucraina può mandare via nave una serie di prodotti agricoli e anche di altri materiali critici, di cui per esempio l'Unione Europea ha estremo bisogno e ha meno facilità di sostituzione, no? Che non sia di quanto lo sia il gas o il petrolio. La Russia, secondo lei, la Russia accetterà questo? È quello che stiamo studiando in questi giorni. Al momento siamo arrivati. Allora, ci sono sempre i colleghi ricercatori ottimisti che dicono sì, perché la Russia rischia molto, no? Le conseguenze di queste sanzioni economiche possono essere prolungate nel tempo e creare una situazione sociale di dissenso molto forte contro il regime putiniano. Io la penso un po' diversamente, cioè, perché un regime autoritario appunto può fare delle cose che le democrazie non possono fare sul piano della coesione interna, no? E possono esercitare più violenza, in altre parole.
Quindi, che cosa può convincere la Russia ad accettare un gioco di scambi e un processo di costruzione molto lento della fiducia, che non sarà mai completo perché non ci si può fidare di Mosca? E deve vedere uno scenario peggiore, che è peggiore di quello che al momento vede. E che cos'è? Ma secondo me è la minaccia, non l'attuazione, ma la minaccia di estendere le sanzioni ai clienti della Russia. È delicatissimo perché può toccare la Cina, come l'India e altri, però di questo sono sicuro che Mosca ha paura. Perché di fronte a questo rischio già, per esempio, la Cina ha cominciato a staccare un po', a ridurre il supporto a Mosca. Non tanto, però ha dato un segnale di paura. E anche l'India, secondo me, e anche altre nazioni. Quindi, ecco, io mi auguro che questo gioco negoziale di dissuasione, controdissuasione, eccetera, venga svolto a parole. E proprio in questi giorni si vede che stanno comunicando di più America e Russia, che sono poi i veri attori che decideranno queste cose, pur gli Stati Uniti facendo attenzione a quelle che sono le volontà europee, non perché l'Unione Europea sia particolarmente rispettata negli Stati Uniti, ma perché Washington ha come priorità il confronto con la Cina e ha assolutamente bisogno della convergenza con l'Unione Europea. Ecco. Se si realizzasse il caso migliore che hai ipotizzato, cosa succederà? Boom, non legato a fattori tecnici, ma boom psicologico, quindi un grande respiro, quindi borse che schizzano verso l'alto, un periodo speculativo enorme. E qualcuno, infatti, qualche storia del mercato chiede: ma allora, nelle prossime settimane prevarrà la prudenza per vari motivi, ma appena ci saranno segnali verso questo scenario che io ho ipotizzato, quindi solo ipotizzato, non posso ancora dare le probabilità, dice: ma poi cosa succede? No? E quello che succede è la capriola di questo mondo, cioè quando tu ti aspetti di essere ucciso da un temporale, poi vieni il sereno, salti, balli, vai, ti cambia l'umore. No? Cioè io del campo in psicologia, cioè i comportamenti del presente sono orientati da quello che si pensa per il futuro. Ecco, ora c'è un eccesso di pessimismo, perché gli attori di mercato non sono abituati alla normalità storica, che è la guerra, che sono le situazioni di grande incertezza. E quindi nel momento in cui si rilassa, scoppia. Allora l'attore finanziario ha un po' il problema. Come faccio adesso a combinare prudenza e preparare le mie armi per cogliere l'opportunità speculativa? Questo è sicuramente un punto importante di pensiero, di riflessione. Arrivando quindi all'economia italiana, l'Italia diceva che nello scenario più positivo sarebbe avvantaggiata da quello che è appunto la situazione. Se vuole dirci magari qualcosa come... Sì, in una battuta del... Sì, l'Italia andrà bene, ma non perché riprenderà una grande crescita. Infatti il Fondo Monetario Internazionale stima che tra due anni torneremo a una crescita attorno all'1%, secondo loro, tutto da vedere. Però secondo me l'Italia avrà vantaggio per un altro motivo, è che i suoi valori finanziari complessivi sono mediamente scontati del 30%. E quindi in questo senso c'è uno spazio di recupero. Quindi l'Italia potrà, diciamo, crescere sul piano finanziario, quindi dei valori che la descrivono, perché riprende, diciamo, una sua linea di realtà, di equilibrio, non perché crescerà particolarmente, farà boom, perché è un paese ancora molto arretrato, dove c'è della gente che il PNRR modernizzerà, eccetera, senza pensare quanti sono gli effetti differiti negli un decennio degli investimenti che potranno essere fatti. Però questa è una buona notizia,
che indirizza anche la speculazione. C'è un paradosso che ho notato, qualora queste non fossero fantasie poi smentite da altri fatti, è questo tipo di modello di valorizzazione dell'Italia, quindi speculativo, l'hanno visto più gli investitori stranieri che non quelli italiani, e questo mi ha fatto un po' sorridere, almeno in base ai colloqui che io ho settimanalmente. Per esempio, ci sono americani che comprano squadre di calcio in Italia, ma anche tante altre asset, alberghi, eccetera. Italiani no. Allora, perché gli americani lo fanno? E sono diventati, perché hanno un ordine politico, non esiste, e perché hanno visto un business. Quindi, con molta umiltà, suggerisco di osservare cosa fanno gli americani, non per amore dell'America, ma perché evidentemente guardano l'Italia con un occhio diverso da quello che molti attori finanziari italiani stanno utilizzando. Sarebbe da farle ancora tantissime domande, perché questi argomenti non solo sono interessanti, ma anche difficilmente reperibili. Quindi ci troviamo nei prossimi video dove approfondiremo tutti questi temi. Esattamente, grazie.